più disposti ad accettare di chinare la testa in nome di un futuro. Ma di quale futuro stiamo parlando? Oggi non abbiamo garantito nemmeno il presente. E allora dobbiamo metterci tutti assieme, dalle scuole all'università, ai posti di lavoro. Dobbiamo convincerci che le cose possono cambiare solo se stiamo tutti assieme. E allora oggi un primo passo importante a Torino come in tutta Italia. Noi siamo scesi oggi qui in piazza per dire a tutti che la scuola non funziona così com'è. Ci devono essere dei cambiamenti, a partire dai banchi che in certe scuole sono a pezzi, oppure i tetti, i soffitti. C'è gente che c'è morta e lo Stato non sta facendo niente, se ne sta fregando altamente. Come scuola noi del Regina Margherita abbiamo vari problemi che forse possono essere diversi da quelli delle altre scuole. Esempio, noi abbiamo un indirizzo internazionale che è di 36 ore, ma vogliono cambiare e togliere il sabato, quindi le ore diminuirebbero e le persone dovrebbero stare a scuola dalle 8 fino alle 4. E io credo che sia una cosa troppo sbagliata. Il problema è che sono disorganizzati. Uno si prende bene, dice ok faccio questo, prende quei soldi, li investe inutilmente alla fine, e poi quando ci sono quelle cose importanti come la scuola, i soldi non ci sono. Perché? Perché li abbiamo usati per fare una metro che non è ancora iniziata, neanche finita, niente. Ecco perché siamo qua. Questo mercato del lavoro lo vuole sbloccare tagliando ancora una volta i soldi all'istruzione pubblica, tagliando ancora una volta i soldi alla sanità e costruendo le grandi manovre, di cui abbiamo un grande esempio lampante proprio qui vicino a Torino, con la Torino-Lione, una opera che ormai da 20 anni i vari politicanti cercano sistematicamente di costruire e di imporci. Noi non ci stiamo, noi siamo dalla parte di chi ogni giorno, ogni anno lotta per un'Italia e per un mondo diverso. Noi stiamo con chi crede nella possibilità di modificare il proprio presente e il proprio futuro.